Oh, ciao. Il settore Art Statements di Art Basel 42 ha compreso 27 mostre personali di giovani artisti. I partecipanti, che sono stati selezionati da Art Basel Committee tra oltre 300 candidature, provengono da 14 paesi diversi. Art Statements promuove da ormai da più di 10 anni i giovani artisti ed offre loro una piattaforma del tutto particolare che richiama su di loro l'attenzione di un pubblico internazionale di curatori, collezionisti e critici d'arte. Molti di questi artisti sono stati premiati in passato con inviti a importanti mostre, in seguito proprio alla scoperta in Art Statements. Tutti i progetti esposti sono stati realizzati appositamente per l'Art Basel 42. E dal 1999 il Baloise Group assegna il suo premio artistico annuale Baloise a due progetti di spicco di Art Statements. Lo scorso anno il premio, pari a 30.000 franchi svizzeri, è stato conferito a Simon Fujiwara e a Claire Hooper. La giuria di quest'anno è composta da Daniel Birbaum, direttore della Moderna Museet di Stoccolma, da Thomas Holbricht, dell'Holbricht Collection di Berlino, da Calora Kraus, direttrice del MUMOC di Vienna, da Petra Roetting, direttrice della Galerie der Gegenwart, dell'Hamburger Kunsthalle, e infine da Martin Schwander, presidente della giuria. Inoltre, come abbiamo già rammentato, la compagnia di assicurazioni acquista le opere degli artisti premiati e le dona a importanti istituzioni europee. Le istituzioni favorite quest'anno sono la Hamburger Kunsthalle e il MUMOC di Vienna. I curatori invitano ogni anno gli artisti di Art Statements a partecipare alle loro mostre, si acquistano opere per importanti collezioni e le mostre possono essere piazzate in noti musei e gallerie. Tra gli artisti che hanno già avuto una presenza in Art Statements prima del loro successo internazionale si annoverano Gada Hammer, Kader Attia, Vanessa Beecroft, Pierre Hugh, William Kentridge, Ernesto Neto, Joao Onofre, Jorge Pardo, Manfred Pernice, Elizabeth Payton, Ugo Rondinone, Hans Schabus, Gregor Schneider, Kara Walker e Gary Webb. Il settore Art Feature presso Art Basel 42 si è concentrato sugli aspetti curatoriali del lavoro galleristico. Situato accanto al settore Art Galleries su entrambi i piani del padiglione 2, ha presentato 20 progetti curati dalle gallerie stesse. L'Art Basel Committee e gli esperti di questo settore hanno selezionato 20 gallerie di 12 paesi e 3 continenti tra le oltre 200 candidature. I progetti hanno presentato riflessioni e contrapposizioni stimolanti e inaspettate, nonché presentazioni individuali mostrando opere che rappresentano la diversissima origine culturale, il gap generazionale e i vari approcci artistici degli artisti. Unlimited, 62 ambiziosi progetti artistici in scala maggiorata. È così che potremmo riassumere il settore Art Unlimited di Art Basel 42 e il settore dei progetti in formato gigante. La lista degli artisti che hanno partecipato a questa prestigiosa mostra d'arte contemporanea rappresenta uno spaccato dell'attuale scena artistica internazionale,
Molte delle opere esposte sono state appositamente realizzate per il settore Unlimited. Art Unlimited offre ad artisti e gallerie sui 17.000 metri quadri del padiglione espositivo una piattaforma per opere che trascendono le possibilità degli stand convenzionali delle mostre d'arte. Vi vengono presentate sculture, proiezioni video, installazioni, murales, serie fotografiche e performance artistiche che superano le dimensioni consuete. Dal lancio di questa piattaforma, avvenuta nel 2000, molti artisti contemporanei di fama mondiale hanno esposto nel settore Art Unlimited. L'esposizione di quest'anno si è basata sulle proposte di galleristi ed è stata nuovamente concepita dall'esperto curatore ginevrino Simon Lamounier. Quest'anno, opere di artisti leggendari quali Carl André, John Baldessari, Daniel Buren, Hans-Peter Feldmann, Dan Flavin, Mona Hatoum, Anish Kapoor, Robert Rauschenberg, Allen Ruppersberg, Thomas Schutte, Rikrit Tiravagna e Serit Wynne Evans si sono contrapposte ai lavori di artisti emergenti dell'ultima generazione come Jennifer Allora e Guillermo Galtasilla, Garda Heide Einarsson, Jacob Kassai, Robert Kuzmirovski, Market Lake e Sarah Morris. Art Basel ha presentato nuovamente lavori artistici in vari luoghi di Basilea nell'ambito del settore Art Parkour. Dopo il lancio del settore avvenuto lo scorso anno sul Münster Hügel, quest'anno è stata esposta arte contemporanea in diversi luoghi del quartiere St. Alban Tal sul Reno. Da mercoledì 15 giugno a domenica 19 giugno 2011, lavori e performance specifiche ai luoghi di artisti di fama internazionale, tra cui Ai Weiwei, Janet Cardiff e George Burr Miller, Ann Chu, Federico Herrero, Chris Johansson, Joan Jonas, Chris Martin, Ugo Rondinone, Inka Shonibare, Hemby He e Gabriel Sierra hanno trasformato alcuni luoghi di Basilea. Questa rassegna di lavori di prim'ordine, che è stata curata da James Hoffman, direttore del CCA Wattis Institute di San Francisco, si è occupata della Basilea odierna e della storia di questa città, intessendo interventi artistici nello spazio urbano. Tra i luoghi che hanno accolto la manifestazione nel quartiere basilese di St. Alban Tal si annoverano la Fondazione Christoph Merian, Raum 33, la Haus zum Hohenzollern, la Chiesa di St. Alban, il fontanile di St. Alban, il Lungo Reno, un mercantile sul Reno, nonché svariati altri luoghi pubblici. Il conteggio dei visitatori, artisti, collezionisti, curatori e amanti dell'arte di tutto il mondo che hanno varcato l'ingresso di Art Basel 42 si è fermato a 65.000, un nuovo record per l'evento svizzero. Un record che si accompagna all'ottimismo degli operatori, unanimi nel loro giudizio. Questa è stata un'eccellente annata per la mostra. I collezionisti hanno premiato, con cospicui fatturati, l'eccellente materiale artistico e le presentazioni agli stand. Un ottimismo non solo economico, che deriva anche dalla presenza di un pubblico preparato, capace di premiarsi con acquisti pensati in modo mirato e da una rinnovata propensione all'investimento in arte. Una tendenza che in Italia è emersa anche dal primo rapporto sul mercato dei beni artistici, Focus sull'arte moderna e contemporanea 2011, redatto da Numisma, che segna una netta ripresa degli investimenti con un più 2,7% tra il 2009 e il 2010. Art Basel ha confermato quello che i maggiori operatori internazionali attendevano per il 2011, una fase di stabilità, un consolidamento guidato soprattutto dall'arte italiana, che piazze importanti come Londra e New York stanno già mettendo in luce con vendite che registrano valori ai livelli del 2008. Il trend positivo è stato messo in evidenza soprattutto dalle case d'asta. Lo scorso anno Sotheby's e Christie's hanno totalizzato 27 milioni di euro, tornando ai livelli di 3 anni fa.
Insomma, la crisi del mercato sta diventando lentamente un brutto ricordo e l'entusiasmo torna a percorrere le corsie delle fiere dell'arte, i martelli dei battitori e le vetrine delle principali gallerie internazionali. Il prossimo appuntamento, fulcro nevralgico del mercato internazionale dell'arte, sarà Art Basel Miami, in dicembre, momento in cui gli operatori avranno anche la possibilità per tirare le file economiche di questo 2011 di rinascita. In attesa di questo consuntivo finale, non possiamo che consigliare due appuntamenti di altrettanta rilevanza per l'universo arte, la Biennale di Venezia, tra giugno e novembre, e Artissima, in programma dal 4 al 6 novembre a Torino.